Perché comunque purtroppo la violenza non esclude nessuno e quindi l'inclusione aiuta proprio a dire basta violenza, basta bullismo per tutti. Emotional Sport al via nella 3 giorni dedicata alla lotta contro il bullismo, il taglio del nastro a inaugurare i 3 appuntamenti fatti di ospiti, testimonianze e messaggi sociali. Lo sport come veicolo per educare i giovani e provare ad eliminare una brutta piaga come quella del bullismo. Presente al primo incontro Angelo Giliberto, presidente regionale del CONI, oltre a Diletta Mancini del comitato regionale della LND e il sostituto procuratore federale FIGC Giovanni Grauso. Certo, il bullismo è un fenomeno a 360 gradi e quindi il CONI non poteva che essere qui presente, ma soprattutto per sollecitare ancora di più tutte le istituzioni a mettere in campo delle iniziative, comincio per dire dalla scuola agli enti pubblici, per far sì che si possa fare più sport, perché lo sport, come tutti quanti diciamo in giro, è un discorso di regole, di coesione, di collaborazione e di inclusione. Quindi noi oggi con questa nostra presenza siamo a sollecitare sia le amministrazioni pubbliche che anche quelle sportive a fare squadra. Assolutamente sì, tutti, nessuno escluso. Sono veramente emozionata, è bellissimo vedere come hai detto tu, tanta tipologia di persone, con bambini, grandi, adolescenti, femmine, maschi, sportivi o chi semplicemente appunto lo sport lo guarda, quindi emozionante questo inizio.